Noi proponiamo di istituire un fondo per l'educazione sportiva, finanziata con multe salate a tutte le società nei cui stadi ci siano striscioni offensivi o cori offensivi. Con questi soldi si investe sui giovani. Secondo, costruire momenti di unità per i tifosi. Terzo, iniziare a valorizzare le azioni positive. Se riusciamo a fare questo, Ciro vive. Perché voglio ricordare che Ciro era un normale tifoso, è andato a vedere una partita e non è tornato più. Noi lottiamo per fare in modo che i tifosi la sera tornino a casa. L'assassinio brutale di Ciro Esposito, tifoso napoletano ucciso a Roma prima di una partita di calcio, ha riportato al centro del dibattito pubblico il tema della violenza che si sviluppa a ridosso dello sport, un problema che in Italia non è mai stato affrontato in modo risolutivo. Se ne è discusso a Scampia, presenti fra gli altri il presidente dell'Osservatorio per la legalità a Scampia, Gian Domenico Lepore, il sindaco Luigi De Magistris, il presidente della municipalità di Scampia, Angelo Pisani. Vincenzo Esposito, zio di Ciro, ha ricordato come Margaret Thatcher sia riuscita con poche inflessibili misure a stroncare il fenomeno degli hooligan, ad esempio istituendo precise responsabilità a carico delle società sportive o prevedendo l'arresto e il processo per direttissima per gli autori di cori e striscioni razzisti. Un momento di tragedia che però ha dato all'Italia intera, al mondo intero, anche l'immagine della vera Scampia e l'immagine della famiglia Esposito che con un messaggio di perdono, di civiltà, di solidarietà vuole curare quelli che sono i mali dello sport, che non può essere dominato dal dio denaro e dalla violenza, ma deve diventare e deve tornare a essere un momento di divertimento per le famiglie. Ogni giorno dobbiamo accompagnare questo messaggio e le istituzioni hanno un doppio obbligo, quello di dare giustizia a questa famiglia e accertare le responsabilità di questa tragedia, ma soprattutto quelle di restituire sicurezza e organizzazione nel calcio affinché il prossimo campionato e i prossimi anni non ci portino altre tragedie. Dopo il ferimento di Ciro Esposito, il ministro dell'Interno Alfano prospettò l'approvazione di leggi più severe prima dell'avvio del prossimo campionato di calcio. Perché, ha ricordato il giornalista Antonio Polito, il calcio è il solo sport che coagula sistematicamente intorno a sé la violenza. L'anno che ci siamo lasciati alle spalle da un punto di vista sportivo è stato drammatico. Lo sport non può più essere il luogo dell'insicurezza e della paura. Insomma, io penso che ognuno di noi vuole che allo stadio va tranquillo e soprattutto si possono portare i più piccini, i piccoli, a vedere partite di calcio. Quindi su questo da Napoli cerchiamo di dare l'esempio, a cominciare dalle prossime partite ufficiali e non che si terranno a Napoli in tutta Italia. Quando gioca il Napoli, i tifosi del Napoli devono dare l'esempio.